Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in compagnia del dottor Stefano De Natali. Vuole presentarsi e dirci dove lavora? Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano De Natali, sono un medico, sono specialista in anestesia e rianimazione e lavoro presso gli ospedali di Ro e Galbagnate nelle relative rianimazioni e blocchi operatori. Benissimo, oggi vorremmo porgli qualche domanda. Benissimo, mi chieda tutto quello che vuole. Com'è la situazione attuale nei reparti Covid del suo ospedale? Ci sono ancora molte persone che afferiscono ai pronto soccorsi dopo che sono state male e sono state trattate dai medici di base domiciliarmente a casa. E dopo un certo periodo di tempo si devono rivolgere alla struttura ospedaliera, logicamente non tutti, una parte di questi, ma rimangono ancora una parte di questi in numero assoluto, una parte consistente. Queste si rivolgono in pronto soccorso, i nostri pronto soccorsi a Milano, nell'hinterland milanese e in regione Lombardia sono ancora oberati di persone che hanno dei sintomi prevalentemente respiratori, oltre che febbre, prevalentemente respiratori e necessitano di terapie adeguate per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2, che è l'agente infettivo che causa una malattia che si chiama Covid-19, perché Covid-19 non è il nome del virus, dovete sapere. È il nome della malattia causata da un virus che è stato chiamato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità SARS-CoV-2 o Coronavirus 2. Grazie mille. Allora, lei e i suoi colleghi vi sentite sicuri in ospedale e soprattutto trova una differenza importante tra la prima e la seconda ondata? Allora, per quanto riguarda la domanda, la sicurezza, l'autotutela, che è un principio fondamentale della nostra azione sanitaria, soprattutto di noi anestesisti rianimatori, sia in ambito territoriale esterno con il 118 che in ambito ospedaliero. Ecco, per quanto riguarda l'autosicurezza, io le posso dire che paradossalmente, adottando tutti i dispositivi di protezione individuali che ci sono stati indicati, ci sono stati consigliati, ci sono stati in qualche modo giustamente imposti dall'Organizzazione Sanitaria, ecco, siamo più tutelati, siamo più sicuri che non viaggiando tranquillamente con magari una mascherina semplicemente chirurgica in un autobus, in una metropolitana o stando in una situazione di affollamento come potrebbe essere una festa in una casa privata o in un bar. Nonostante questo, ancora in ospedale c'è un numero abbastanza considerevole di persone, sia medici che infermieri, che contraggono il virus, a quelli di questi si ammalano. Alcuni di questi purtroppo si ammalano gravemente. Grazie mille. Le ripeto la terza domanda, se lei trova una differenza importante tra la prima e la seconda ondata. Allora, dal punto di vista clinico, per quanto riguarda la mia di specialità, che è una specialità sicuramente di frontiera, perché io curo indubbiamente i casi più gravi che giungono a noi tramite il pronto soccorso e reparti di pneumologia in rianimazione. Sono persone che fanno veramente fatica a respirare. Sono persone che hanno, oltre che alterazioni del respiro, alterazioni anche di altri organi, alterazioni del cuore, alterazioni dei reni e quant'altro, sempre causati comunque dal virus stesso. Per quanto riguarda le nostre riconoscenze rispetto alla prima ondata, devo dire che in parte sono migliorate. Abbiamo avuto un miglioramento delle conoscenze. Abbiamo imparato a utilizzare, o meglio addirittura a scartare certi farmaci che abbiamo visto che non funzionavano e ad utilizzare alcune tecniche, di cui adesso non entro troppo nel merito, ma sono tecniche di ventilazione invasiva per fare in modo che il paziente respiri meglio. Devo dire, se posso Certo. aggiungere una cosa, devo dire che percettivamente ho rilevato una fatica e una preoccupazione da parte del personale sanitario residua rispetto alla prima ondata, residua perché probabilmente non si è mai esaurita, non c'è stato il tempo per elaborarla, per risolverla. Grazie mille. Grazie a lei. Arrivederci, dottor Stefano De Natali. Grazie, buongiorno a tutti.